vi facciamo conoscere Antonio Fanelli, 87 anni, uno dei sarti più vecchi della città di Bari, e non solo. Maestro, no, sto facendo un vestito su misura, un bottone, è un classico, deve sposarsi, tipo smoking. Ancora è richiesta una certa eleganza? Se non sei vero sarto non li puoi accontentare, gente esigente, si veste, esigente, perché sono persone che devono vestire in un certo per il modo. Loro lavoro. Politici, imprenditori. Tutti, non mandano nessuno. Emiliano, se la faccio fare l'abito dopo le elezioni. Io non parlo, io di noi. No, non lo possiamo dire, non lo diciamo. All'elite della politica. Però che emozione stare in un laboratorio dove c'è un tavolo di 200 anni. Mi dispiace una cosa, che il mezzo ceto io lo voglio servire. Facete vedere pure che va che dentro pure a voi. Antonio, fa sembrare tutto facilissimo, ma vi assicuro che questo ferro da stiro, quanto pesa, Antonio? Una decina di chili. Pesa una decina di chili. Guarda come, con che disinvoltura lo fa scorrere. Come la faccio, Antonio? Cioè, è perché io questo andavo a scuola, a proposito, io poi non sono stato solo a insegnare l'arte. Io ho fatto fino al terzo superiore, mio fratello si è diplomato. Quanti anni ha il ferro? Questo non meno di 95-100 anni. E il tavolo su cui siamo? Questo si vede dal manico di noce, quello invece si vede che è di plastica. Questo invece il tavolo? Il tavolo. Questo si cambia sempre. Si è Ma cambiato, la cioè, parte di questo, sotto. Venga a vedere, questo è tutto arricciato, vedi com'è. E quanti anni ha? Questo ha la prima generazione di mio... Del papà di mio padre. A quanti anni è cominciato, maestro? Siamo di 5 generazioni, io sono la quinta generazione, che scompare perché... Dopo di te è finito. Mi è impedito di insegnare. Per insegnare dovrei dare 10 euro al ragazzo, 10 euro all'IMSS e 10 euro al voucher. Quindi... Un'ora mi costerebbe a insegnare un ragazzo 30 euro, ne avevo 4, mi hanno detto no, se no va in multa, e li ho mandati tutti quanti. Quindi c'è, di fatto c'è anche qualcuno che sarebbe pure vorrebbe disposto. Imparare, e me lo impedisco. Tu sei finito anche sui giornali? Sì, sì, sì. Ma cosa ti è successo dopo? Mi è successo che io, evidentemente la finanza o chi per lui, vede che mi fanno pubblicità, ma la prima volta, ha trovato tutto in regola, è andato via, e sono i regoli di tasse, di tutto. Questa volta è venuto, siccome che poi le cose sono aumentate assai, io tutte le bollette da 1 a 10 euro non le faccio, perché le somme grosse mi servono per pagare la luce, 800 euro di fitto, i giovani che hanno da fuori, cioè, l'occhiellaio, la padrona. I soldi mi servono per mangiare quelli, le piccole... Riparazione. Non li ho fatto. E quanto ti è costato questo? 500 euro, e per pagare ho pagato 400, mi hanno tolto 4, e io non ho né, potevo anche non pagare, che non ho né case, né... Eppure l'hai pagato. E l'ho pagato per l'amico, perché io appartengo, sono un artigiano. Ora, facciamo pure un appello alla Guardia di Finanza, non è che adesso venite di nuovo a controllare. Ma bene, che devo dire, questo dice, voglio dire, non è che io voglio grazie di nessuno, non do fastidio a nessuno. Trovano in regola e mi facciano pure la multa, perché ho detto scusa, non scrivere, perché io con quel che non ho fatto, che io un da favore, evidentemente era un altro finanziere, mi hanno fregato, non ha detto sì, ma gli ho stato un pantalone di 7 euro, io qualche pantalone di 7 euro, lo dicevo, l'ho sempre fatto pagare, però ho visto che non ce la facevo. Per fare un vestito avrei bisogno almeno di 15 giorni. Quindi 15 giorni per fare questo vestito? Per fare un vestito, non questo, un pantalone, un gilet e giacca, che come vedi sto tagliando. Questo lo vedi che non si usa più un bottone, però per l'eleganza di uno sposalizio, quando si usa ancora. Come smoking si fa un bottone. Invece adesso si fa 3 bottoni con una bottonatura a 2. Antonio, ma questo è il segno per la mamma o per il figlio? Quel che stai facendo? No, la quando riparo le giacche, le mamme non vogliono che il figlio va con le giacche corte, come si usa adesso, spalle strette. Allora, per accontentare la mamma, dice, signore, per piacere, quelli giovani, no, parbro, do 2 segni. Ma io gli accontento uguaglio. E qui poi vai su quello. Allora, che ragazzi. Cosa succede? Se non lo fa, dopo un'ora che se ne vanno, è capitato, vieni ragazzo,
in dialetto, ma è, se non mi faccio la giacca a corte, io non la vengo qui a trenare, a chi ti deve accontentare? O bagno. Poi la mamma dice a me, le prime volte, adesso sono abituato. Cioè, padre, ecco, a lei, signore, la giacca la deve portare lei, la deve portare il giovane. Io sono per i giovani. Quanti sarti della vecchia questo io dico che i sarti, vedi qua. Da che ho perso mio fratello non riesco più a raccapezzarmi più, perché lui tagliava, misurava e aveva a che fare con i clienti. E io avevo a che fare col laboratorio, che avevo 5-6 operai. Adesso stanno due, però che lavorano fuori, che dentro non possono lavorare, e riesco ad andare avanti, però per le spese che ci sono, le tasse che ci sono. Chi te lo fa fare? E grazie a Dio non ho bisogno di nessuno, però non riesco più a mettere una lira da parte, specialmente con quel fatto che è stato adesso, che siamo stati chiusi. Col Covid hai avuto anche tu dei problemi. Guardate, meglio è proprio demoralizzante, solo perché io sono un artigiano. Guardate, questo è molto importante. Io sono un artigiano che ho la partita IVA e prendo di pensione 630 euro. Allora, io dico, è vero che chi ha, il governo avrebbe dovuto analizzare tutti quelli che hanno la partita IVA, però c'è chi prende, ha la partita IVA e prende 1600, 1200, 1300, 1400. Io con la partita IVA che ho, con 650 euro, con 600 di casa che pago, se non lavoro, dove vado? Qual è che stato devo... l'ultimo vestito che hai confezionato? Io l'ultimo, beh, io... Dai, dici a chi l'hai fatto? Io ho... Ad Antonio De Carlo l'hai fatto? Io, alla, io che, l'hai fatto ad Antonio De Carlo? Io ho fatto all'elite, fatto, all'elite della Puglia. Qualche persona che hai vestito, dai, che devo diccelo, dire? Diccelo. Io, diccelo, dai, dai. Ma è per la prova, non, cioè, ma non no, voglio... ma dai, diccelo. No. Giudici, avvocati, notai. A me. Per fare a me, a me, vestito, a me. Guarda, cosa ci vuole? Io per fare un vestito a lei ci vogliono non 2,70, 2,60, ci vogliono 3,10, 3,20. È proprio l'umiliazione. E lui? A lui ci vuole quasi 4 metri. Lui è come, oh, come Luca Larmano, come il nostro caro Michele Emiliano. Che pure hai vestito. Che io ha vestito Michele Emiliano. Dovrei fare un vestito. E affitto, l'hai vestito pure, affitto. Così no, io ho fatto anche la richiesta che vorrei fare un vestito a Berlusconi. Allora, Presidente, noi a Bari, in via De Rossi, al 48, ci abbiamo il maestro Antonio Fanelli che le farebbe il doppio petto più bello di sempre, sì, cioè non esiste. Dicendo, non senza esiste. Criticare il salto che lui fa, il doppio petto che fa Fanelli, faceva i fratelli Gioacchino e Antonio Fanelli, se Berlusconi con quel doppio petto sembra un po' robusto, col mio sembrerebbe... apparirebbe alla gente magrolino. E fallo riprendere bene. Il desiderio che ho io è veramente, non, senza nominare gli altri, io non so politica di destra, né di io. Berlusconi perché mette il doppio petto? Io devo servire tutti e accontentare tutti. Al voto, Je pense qui. Che bravo. Cosa devo fare? Vabbè, dialetta, abbiamo a me detto. Mi piace molto parlare. 3 metri e 10 ci vuole a me. 3 metri e 10. La mia capacità. Anche con 2,80, 2,90 fa. Beh, e quindi how much? Non meno, non posso fare il vestito meno di una cifra che... E di, 1.000 se, io euro, posso dire una cosa. 1.000 euro. Se da me, no, qualcosa in più. 1.003. Perché? Vale la pena. No, vale la pena, mi dico, perché io metto Cerruti, Ermenegildo Zegna, Zegna, i migliori tessuti che possono esistere, cioè hanno poco sintetico. I vestiti che ho io quindi ho una, per me un 1.300. No, a lei lo potrei fare anche con 1.200. A lei qualcosa in più perché ci vuole un metro di più. un metro di più. No, lei paga di più il tessuto che ci vuole.